Okay. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar, a questo evento di comunicazione e diffusione sul progetto Interstat per la valorizzazione dei link Open Statistical Data. Questo webinar sostanzialmente ha l'obiettivo di presentare e di discutere. I principali risultati di questo progetto europeo denominato appunto Interstat Open Statistical Data Interoperability Framework che ha avuto sostanzialmente la durata di circa due anni e mezzo dal settembre 2020 fino all'agosto del 2023 è stato coordinato dall'Engineering Spa Ingegneria Informatica con la partecipazione dell'ISTAT e di altri enti pubblici e privati. L'obiettivo principale di eh, questo progetto, che poi ovviamente sarà richiamato ehm, e, e descritto oh, più approfonditamente nel corso del, del webinar, era quello di, diciamo così, sviluppare un quadro di riferimento eh, standardizzato per l'incremento dell'interoperabilità tra i portali statistici nazionali e eh, il portale dei dati europeo, lo European Data Portal per facilitare la diffusione di servizi fra paesi che riutilizzano insieme di open data statistici di questi, eh, di questi portali, quindi è il tema portante è quello dell'interoperabilità che è un tema che per eh, l'Istat in particolare, ma ovviamente anche a livello europeo e internazionale è un tema che sta acquisendo sempre più importanza sia proprio come eh, internamente all'Istituto, pensiamo a quelli che sono i progetti eh, in corso sul, eh, sul, sullo sviluppo del nuovo sistema unitario di metadati, il Metastat, ma anche al sistema integrato dei registri ehm, e anche nell'ambito di eh, progetti nazionali che vedono l'Istat coinvolto con un ruolo di, eh, di guida, un ruolo centrale come il progetto sul catalogo nazionale dati per l'interoperabilità interopera delle basi di dati della pubblica amministrazione e naturalmente a livello europeo più in generale a livello internazionale, come sarà poi discusso oh, meglio appunto nel corso della mattinata. Comunque il tema dell'interoperabilità delle banche dati a livello nazionale e internazionale è un tema assolutamente centrale, rilevante e su cui stiamo investendo ehm, nello sviluppo metodologico, eh, tecnologico come istituto e quindi è, molto, è stato molto importante per noi sia il progetto sia organizzare naturalmente questo webinar. Per, diffondere eh, internamente i risultati di questo, oh, di questo progetto. Eh, come avete visto dal programma, la mattinata è organizzata in due parti principali. Una prima parte della durata di circa un'ora in cui eh, ci saranno oh, tre interventi specifici. Con, eh, con moderatore Marco Dizio, che è il dirigente del servizio architettura integrata dei dati e dei processi della direzione metodologica. E poi ci sarà eh, invece una tavola rotonda a seguire, coordinata dalla dottoressa Marina Gandolfo, che è la dirigente del servizio affari internazionali eh, dell'Istat. Quindi io eh, mi fermerei qui e lascerei spazio agli interventi eh, della prima sessione. Eh, invito appunto il moderatore Marco Dizzio a dare avvio alla sessione sulla valorizzazione dei link ad Open Statistical Data. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, ringrazio la direttrice. Eh, Orietta Luzzi per questa introduzione che ha già un po' spiegato la struttura della mattinata e anche per averci lasciato qualche minuto in più perché eh, la, come avete visto è molto denso questo, questo appuntamento. Allora, adesso abbiamo un'ora un circa per, uh, per mostrare uh, il progetto Interstat, uh, per parlare di ontologie che sono un, un elemento essenziale in questo sono stati un esempio, essenziale in questo progetto eh, perché sono eh, utili per, sia per l'accesso ai dati e per la interoperabilità eh, semantica e infine poi vedremo anche alcune diciamo così applicazioni alcune esperienze del uh, delle riflessioni e dei framework del framework um, discusso in in questo progetto. Allora, dal punto di vista eh, più organizzativo, ehm potete invito a fare domande sulla chat. Chiaramente in questa modalità ehm, diciamo così telematica eh, va un po' gestita questa questa soluzione mm, ha dei vantaggi eh, perché voi potete fare queste domande che poi verranno raccolte e eventualmente e eh, eh, non eventualmente verranno girate inoltrate ai relatori e poi insomma diciamo eh, potranno esserci dei contatti successivi se siamo bravi molto bravi visto che abbiamo qualche minuto eh, d'anticipo da, rispetto alla tabella di marcia possiamo anche lasciare eh, dedicare qualche minuto finale per una replica diretta dei relatori ad alcune delle domande eh, poste quindi io a questo punto lascerei la parola al primo relatore che è Martino Maggio che è il Project Manager di Engineering, Ingegneria, Ingegneria Informatica SPA e che è stato il coordinatore del progetto Interstat. Buongiorno a tutti, allora intanto eh, vi ho la condivisione della presentazione. allora... È visibile? Mi confermate che... Sì, sì, sì tutto a posto. Perfetto, perfetto. Benissimo, buongiorno di nuovo a tutti. Mi presento, io sono Martino Maggio, lavoro per Engineering Ingegneria Informatica. E sono stato il coordinatore del, del progetto Interstat che oggi andrò a presentare brevemente. E dico subito che chiaramente sarà una presentazione molto veloce e quindi potrò soltanto esporre alcuni delle, delle, dei risultati e del lavoro che è stato fatto sul progetto, che quindi in ogni caso poi i miei contatti alla fine possono essere utilizzati per avere maggiori informazioni. Eh, su quelle che sono mh, le cose che verranno proposte. Eh, benissimo, molto velocemente, da dove nasce l'idea del progetto Interstat? Il progetto Interstat è, è come è stato eh, già eh, detto, un progetto finanziato oh, dalla comunità europea, è un progetto che eh, è relativo al, pro, al programma CEF, che adesso è terminato, Connecting Europe Facility che ha come obiettivo in generale eh, la creazione di una serie di infrastrutture europee eh, per di tipo tecnologico e, e il tema dell'interoperabilità è un tema eh, molto importante anche all'interno di questo programma. Eh, chiaramente il, 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 il bando del progetto eh, si focalizzava in, in generale su i, i dati aperti, gli open data, quindi l'interoperabilità, eh, sui dati aperti. Noi abbiamo verticalizzato nella proposta di questo progetto eh, sul tema eh, dei dati statistici. Chiaramente non sto qui a dire eh, in questo contesto eh, l'importanza dei dati statistici nel, nel, nella nostra eh, società moderna, eh, in questo mo momento storico, ma solo per dire che, eh, a parte la loro rilevanza eh, generale, i dati statistici fanno parte di quella categoria definita high value dataset, quindi dataset eh, di, di alto valore, è una categoria di dati che è stata inserita e definita all'interno dell'Open Data Directive e di altre, di altre direttive eh, europee, insieme ad altre categorie di dati, come sicuramente dati di altissimo valore, importanza dal punto di vista di impatto economico, sociale. Quindi eh, il progetto oh, voleva focalizzarsi sul concetto di value dataset di tipo statistico e sul discorso dell'interoperabilità, in particolare l'interoperabilità dei dati statistici tra diversi paesi eh, e eh, in maniera da poter mettere a disposizione questi dati eh, in maniera semplice e aperta per la creazione di nuovi servizi eh, che possono utilizzare questi dati e inoltre anche un'interoperabilità con quello che è il portale europeo dei dati, come poi andrò a mostrare. Eh, quindi l'obiettivo in generale eh, riassunto in, un, in, una, in una frase è quello di sviluppare te soluzioni per l'interoperabilità, usando risorse tecniche, ontologie, eh, eh, eccetera, tra i, quindi questa interoperabilità tra i portali statistici nazionali e il portale europeo dei dati con il fine ultimo di poter abilitare l'implementazione di servizi digitali cross-border, quindi tra diversi paesi, che possano riutilizzare dei, dati, dei dataset statistici aperti. Qui eh, in, questo, in questa slide vengono oh, riassunti più dett in dettaglio gli obiettivi. Che partendo dall'obiettivo principale si volevano, si volevano portare avanti in, nel progetto InterSat. Quindi ribadisco l'interoperabilità a livello di portali statistici nazionali e il portale europeo dei dati, metodologie e strumenti per l'armonizzazione dei dati nel campo dei link d'open data statistici, la possibilità di fornire i dataset attraverso interfacce eh, tecniche, quindi API per un riutilizzo da parte di anche non soltanto del, del cittadino, chi vuole cercare quel dato, ma anche di applicazioni che possono utilizzarlo per, eh, per creare poi eh, chiaramente nuove, nuove soluzioni, nuove informazioni a partire da quello. E anche strum, fornire gli strumenti per la visualizzazione e le analisi di questo. Tutto questo poi essendo validato in alcuni servizi prototipali che sono stati sviluppati al, all'interno del progetto. Volevo ecco, forse ho mancato una. Ecco, no, vo, vo, scusate, torno indietro solo per menzionare che ho dimenticato. Chiaramente in questo progetto eh, c'è stata la, la partecipazione di Engineering come coordinatore del progetto, di Istat ovviamente, ma anche di in quindi l'Istituto francese di statistica. E della Fireware Foundation, che è una, una fondazione che si occupa di sviluppo di software open source standard nell'ambito di, eh, diciamo di diverse tecnologie a supporto delle, anche delle pubbliche amministrazioni e delle smart cities. Qui abbiamo una, eh, una, eh, una figura che ci mostra molto ad alto livello l'architettura eh, di questo framework tecnologico. Non entrerò non entrerò nel, nell'ambito dei diversi componenti, solo per dire che sono stati definiti e riutilizzati, perché il concetto è quello soprattutto del riutilizzo, quindi nel progetto, eh, più che sviluppare qualcosa di nuovo in termini di software, ci interessava riutilizzare ciò che già esiste ed è stato anche eh, sviluppato all'interno di altri progetti sempre finanziati a livello europeo per poterli inserire in un framework che, ci, che poteva permetterci di offrire tutta una serie di funzionalità. Funzionalità che erano quelle di, di raccolta dati, funzionalità legate all'interoperabilità, quindi mapping, per esempio, data mapping, e riutilizzo tool per, per il riutilizzo delle ontologie e la creazione delle ontologie, tool per eh, la pubblicazione degli open dataset per poi avere, eh, permettere l'accesso di questi dati attraverso diversi standard e anche la parte degli standard che, che andrò a introdurre eh, successivamente è molto importante. È molto importante che i dati siano in un formato standard, machine readable, quindi leggibili dalle macchine, eh, solo in questo modo è possibile assicurare il loro riutilizzo eh, a livello europeo e internazionale. Questa è un del nostro framework è accessibile eh, è un, il nostro framework che è, è accessibile attraverso il portale web del progetto eh, ci sono tutta una serie di tool riutilizzabili che alcuni ve menzionerò adesso ed è importante che come vedete anche da da quest'altra da, da questa immagine Ogni tool si è voluto anche legare il tool a, a alcuni dei processi che sono, esistono in ambito statistico, vengono codificati in ambito statistico, eh, proprio perché ognuno di questi tool, ognuno di questi strumenti copre una parte di alcune delle attività che chiaramente vengono fatte eh, nell'ambito nell del, della statistica, che sono tantissime, solo alcune di queste. Eh, sono coperte magari da alcuni di questi tool. È chiaro che eh, questi, quest, questo lavoro di codifica eh, può essere ampliato e può avere un respiro anche di tipo futuro attraverso l'introduzione di nuovi, di nuovi strumenti. Queste sono sempre alcune immagini di alcuni tool. La maggior parte open source è riutilizzabile eh, quindi da, da chiunque all'interno non solo di istituti di, diciamo, di statistica, ma delle pubbliche amministrazioni. Qui un, un breve cenno su alcuni dei, dei tool, eh, magari, eh, più rilevanti che abbiamo utilizzato. Questo, per esempio, è uno strumento open source, si chiama IDRA, che abbiamo sviluppato all'interno di precedenti anche. Eh, 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 progetti di ricerca che permette di armonizzare eh, a partire da diverse sorgenti open data, per esempio diversi portali open data, eh, armonizzare i metadati dei dataset che, vengono, mh, che provengono da diversi mh, portali, eh, essendo oh, standardizzandoli verso il formato verso il metamodello di KTP, che è quello eh, standard a livello europeo per la pubblicazione mh, dei dataset aperti. E poi poter eh, fruire di questi, di questi dataset attraverso tutta una serie di API e di standard, di KTP il primo, ma anche attraverso, per esempio, il linguaggio Sparkle, eh, attraverso eh, anche eh, altre eh, API, per permettere quindi una fruizione standard di questi dati e un'interoperabilità anche con il portale europeo dei dati. Un altro elemento importante su cui c'è stata, che è utile menzionare, su cui infatti ehm, adesso, adesso sottolineerò un'attività un specifica del progetto, è quello della anche interoperabilità con il Contest Broker, che è un elemento, che è un, che è un elemento software che viene molto utilizzato ehm, nell'ambito, per esempio, delle smart cities. È un è un componente che permette la gestione di dati in tempo reale, quindi la, eh, la pubblicazione e, e il poter accedere a questi dati in tempo reale, per esempio attraverso sensoristica, eh, eccetera. Quello che si è voluto fare è cercare eh, all'interno del progetto Interstate di creare eh, un un una sorta di bridge, quindi volere eh, creare un ponte tra. I standard che gestire. Che sono relativi alla gestione del contesto, quindi dati soprattutto in tempo reale, con invece gli standard di tipo statistico, che invece spesso eh, diciamo, riguardano dati di tipo o storico, di tipo eh, diciamo eh, aggregato. Eh, e infatti, su questo eh, e qui questa slide ha voluto mostrare, si è fatto un lavoro di. Cercare di trovare un'armonizzazione o comunque eh, po poter trovare dei punti di contatto tra diversi standard, in particolare l'SD, l'SDMX, che diciamo conoscete benissimo, che è questo standard per lo scambio dati e metadati tra i di statistica, il DKP, che è il profilo applicativo e eh, dicevamo è metamodello per la rappresentazione dei metadati eh, per la pubblicazione degli open data, e lo standard Etsy NGSI LD che invece è questo standard europeo per la gestione delle informazioni di contesto che prima, insomma, abbiamo menzionato. Qui c'è stato un lavoro eh, chiaramente che, che, che eh, non è sicuramente ancora completo, eh, però è stato molto importante perché eh, ha permesso di eh, appunto creare e di trovare i punti di contatto tra questi diversi standard per capire come queste informazioni che all'inizio sembrano diverse, possono essere invece aggregate. È stato infatti sviluppato per esempio un parser eh, compatibile con DKTP, stat Dicat per tradurre i dati SDMX eh, eh, secondo le specifiche esie in GSILD, quindi un parser che mette insieme diciamo, questi tre standard cercando di creare un'interoperabilità. Il, il, il modo in cui i dati e i metadati in questi standard vengono rappresentati. Eh, Un'altra cosa da menzionare, ma poi penso probabilmente verrà ulteriormente menzionata in altre eh, presentazioni successivamente, è quella delle eh, pipeline. All'interno del progetto sono state sviluppate una serie di pipeline eh, che permettono quindi eh, l'elaborazione e la raccolta e l'elaborazione dei dati che sono stati prodotti all'interno del progetto con diversi approcci. Ci sono stati eh, i state in sé hanno lavorato su eh, parallelamente su diversi approcci che poi convergono in realtà eh, alla fine per la produzione di questi dei eh, dei dataset all'interno del progetto partendo dai, per esempio, dati statistici e dati anche presenti in Portali Open Data. Un approccio è, basa, è detto approccio ETL, basato su eh, del, mh, dei componenti che automatizzati attraverso Python e Prefect, insomma, questo tipo di tecnologie che permettono di automatizzare tutta una serie di step eh, e di renderli riproducibili eh, in maniera molto semplice. Eh, L'approccio su cui ha lavorato Istat è invece il domain knowledge, che è invece è più basato sulla riutilizzo eh, sulla, eh, di eh, dati eh, eh, common data models, quindi no? eh, eh, modelli comuni, data model comuni e ontologie, disaccoppiando la struttura dei dati dalla, eh, e la semantica. E questo è un altro approccio. Eh, che è, che è stato elaborato all'interno del, del progetto Interstat. E, e alcune parole riguardo poi alcune le applicazioni pilota. Quindi, le tecnologie per la raccolta dei dati, per la loro armonizzazione e pubblicazione, e insieme, come abbiamo visto, al lavoro sugli, sugli standard, convergono e sono stati validati attraverso tre applicazioni pilota prototipali. Eh, dove le informazioni appunto che sono state raccolte, aggregate e standardizzate eh, vengono, vengono mostrate e vengono utilizzate attraverso delle ehm, tre applicazioni web eh, che si focalizzano su tre ehm, diciamo, aspetti diversi. Uno riguarda la scuola, cioè le informazioni sulle scuole. Eh, aggregate con informazioni sul territorio per supportare per esempio i genitori nella scelta eh, nella scuola più adatta per i loro figli. Ci siamo immaginati anche questo, questo use case anche in un, eh, in un contesto di per esempio cross-border quando una famiglia si trasferisce all'estero e chiaramente non conosce il, 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 il territorio e la realtà eh, su, nella quale va probabilmente da, a, ad abitare. Eh, un altro servizio riguarda più eh, informazioni aggregate e, e, e geolocalizzate riguardanti eventi, infrastrutture, eccetera, per avere un supporto decisionale per l'utente, per esempio, su eh, diversi aspetti, per esempio, anche investimenti dal punto di vista eh, locale. Se qualcuno vuole aprire una, un tipo di attività in un territorio ha bisogno di alcune informazioni. E poi il terzo è invece rigu riguarda. Gli aspetti ambientali e quindi gli aspetti legati all'inquinamento atmosferico, e, e, le informazioni demografiche e sicuramente è, è, è un servizio che può essere importante non solo per il, il cittadino ma anche per chi eh, deve prendere delle decisioni a livello locale riguardo alle politiche ambientali di un territorio. In ultimo menziono il fatto che eh, c'è stata appunto i dataset che sono stati prodotti in Interstat, sono stati pubblicati sul portale europeo dei dati attraverso appunto eh, questo lavoro di standardizzazione e di pubblicazione automatica, possiamo dire, di questi dataset attraverso dei, dei, dei tool, quello che abbiamo menzionato prima. Uh, Idra per esempio, ma anche uh, i dati che sono stati raccolti uh, con altri con altri strumenti sono stati poi uh, standardizzati in termini di metadati e uh, pubblicati sul portale europeo dei dati e sono compliant quindi con la Metadata Quality Assurance che è il, um, la la metrica con il quale si valutano Uh, uh, i, i dataset, no, che vengono pubblicati sul sul portale europeo dei dati secondo i, i principi FAIR, findability, accessibility eh, eh, usability. e reusability. Ehm quindi questo è, insomma, una slide che mostra eh, appunto che i i i i, i dataset che sono stati prodotti all'interno del progetto sono presenti sul portale europeo dei dati e questo al di là di di questo fatto, no, di questi dataset significa che comunque i tool gli strumenti eh, chiaramente che sono stati sono presenti all'interno del progetto possono essere riutilizzati eh, in, in altri contesti quindi eh, uno dei risultati di eh, quindi vado alla fine del, della mia presentazione eh, i principali risultati ottenuti eh, intanto sono state prodotte che non ho, non ho prima nominato tutta una serie di attività su analisi e report per esempio sulle barriere legali e tecniche per il riutilizzo e lo sfruttamento dei link e dei dati statistici in Europa, sono presenti nei nostri deliverable che potete trovare sul sul sito del del progetto. Abbiamo detto che sono stati prodotti, è stato fornito un framework di tool che si possono riutilizzare, quindi in altri contesti non solo in quello statistico, ma anche su altri domini. Le pipeline e la standardizzazione eh, e la validazione dei dati secondo la metodologia NQA. E, e come abbiamo detto, eh, sono state anche sviluppate attività di ricerca per la standardizzazione eh, o per l'armonizzazione di standard diversi nell'ambito statistico, ma anche nell'ambito dei dati di con, aperti di contesto, come abbiamo visto prima. E in ultimo, la validazione dei risultati attraverso lo sviluppo di quelle applicazioni pilota che ho, ho nominato prima, che sono state anche valutate da diversi gruppi di stakeholder, che hanno così potuto fornire un feedback eh, sul, sui risultati del progetto ehm, e sulla loro anche eh, riutilizzabilità e utilità. Questa era la, ecco, la mia ultima slide. Scusate se sono stato un po' troppo veloce, però i tempi sono quelli che sono. Eh, Voglio sì. semplicemente dire che eh, ci sono qui i miei contatti. Queste slide verranno poi, immagino, condivise. Quindi i miei contatti, eh, oltre che i riferimenti del, del, del portale e del progetto. Quindi per ogni, per ogni mh, mh, ulteriore informazione potete tranquillamente contattarci. Grazie. Ringraziamo Martino Maggio eh, per la presentazione. Certamente verrebbe vo voglia di approfondire tanti tanti punti. Eh, c'è il riferimento che va dato nell'ultima slide, quindi potete prendere contatti. Insomma, certamente, avete visto anche nelle slide i riferimenti ai portali europei. Quindi, insomma, diciamo che c'è possibilità di andare eh, a toccare con mano i risultati adesso. Eh, mi dispiace andare così velocemente, però passiamo subito alla, alla seconda presentazione eh, che sarà fatta dalla professoressa eh, Antonella Poggi del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale eh, DIA, che Antonio Ruberti da Sapienza, e Valerio Santarelli, che è il direttore tecnico di OBDA Systems, che è una startup Sapienza. Eh, quindi lascio la parola per la, per la relazione sulle ontologie, per l'accesso ai dati e l'interoperabilità semantica. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Eh, intanto condivido le slide. Ecco sì, dunque grazie per l'introduzione. Eh, presenterò questo, questo quest intervento. In questo intervento parlo del lavoro che abbiamo fatto appunto per Interstat, eh, in collaborazione anche con altri colleghi dell'Università di Roma, il professor Lenzerini e il professor Lembo, e ehm, colleghi di Interstat, eh, Michele Riccio e Roberta Radini. Quindi come prima cosa eh, vi parlerò delle ontologie dell'OBDM, ovvero dell'Ontology Based Data Management, che è quello che prima è stato chiamato domain knowledge, ovvero l'approccio seguito da Istat per la pubblicazione degli open data. Parleremo, lo presenterò, parlerò dei suoi vantaggi, vedremo poi come viene usato e verrà usato in Istat con uno strumento che è chiamato Monolith, e infine farò un focus sul progetto Interstat, i risultati che abbiamo, fatto, che abbiamo avuto ehm, con il nostro lavoro, appunto, basato sull'OBDM. Allora. Uh, L'OBDM uh, non è altro che una tecnologia per uh, virtualizzare i dati e che quindi, come abbiamo visto anche prima, permette l'accesso ai dati attraverso uh, un'ontologia, anche detto Knowledge Graph. Adesso va un po' più di moda a chiamarlo Knowledge Graph, ma di fatto noi li vediamo come uh, sinonimi, sono entrambi modelli di dati semantici uh, che quindi consentono di rappresentare uh, i dati, ma anche il loro significato sotto forma di grafo. Uh, il vantaggio di questo è che i dati uh, vengono, si evidenziano le relazioni che esistono, i collegamenti che esistono fra i dati, uh, semplificando quindi anche una formulazione dei, del, delle query, dei requisiti informativi e facilitando la comprensione delle risposte. Ma vediamo subito un esempio: se um, dobbiamo interrogare un'ontologia, qui vedete già che siamo ispirati al progetto pilota che è stato citato prima, School for You. Eh, se siamo interessati quindi eh, agli a studenti di una, certa, della di una nazionalità italiana che hanno frequentato eh, nell'anno nell scolastico 2014-2015 una, una scuola a Roma, quindi in una certa area, eh, possiamo esprimere questa, questa esigenza informativa come un grafo che di fatto è una selezione onto, sull'ontologia, di alcune parti dell'ontologia, di fatto di un cammino. Eh, quindi questi che noi vediamo qui sono i nodi della, della query, dell'interrogazione che facciamo, in realtà appunto eh, su un'ontologia che comprende eh, un concetto che parla della frequenza scolastica eh, e quindi ci consente, andando a navigare il grafo, di tirar fuori le informazioni su che cosa, su le persone che in un certo momento, quindi in un certo stato, hanno frequentato una scuola una scuola che il cui complesso scolastico si trova in un certo indirizzo. Ecco che andando a indicare eh, Roma, ehm, andando a indicare la nazionalità e l'età che, che ci interessano, tiriamo fuori le informazioni. Ehm, richieste. Quindi questa, for, questo grafo es, parla nei termini in cui noi abbiamo formulato la nostra interrogazione. Ritroviamo quindi proprio diciamo, i, i termini di dominio, i termini di business, sono termini comprensibili all'utente. Eh, astraiamo rispetto a tutti gli aspetti eh, più tecnologici nelle tabelle a come i dati sono organizzati sotto, sotto e questo ci consente di concentrarsi su, proprio sui bisogni informativi. L'idea quindi appunto questa è alla base del, dell'idea del domain knowledge, come è stato chiamato prima, e, chiam e dell'OBDM quindi, la cui architettura qui eh, viene riassunta. Sostanzialmente si tratta eh, di un'architettura eh, a tre livelli, dove abbiamo gli utenti da una parte, il sistema di OBDM dall'altra e i dati completamente separati. Ehm, il, vediamo che in questa architettura si sono coinvolti sostanzialmente due linguaggi: il linguaggio parlato dagli eh, utenti, quindi il linguaggio di business, e il linguaggio IT. Il linguaggio di business è quello appunto l'unico che devono parlare gli utenti, mh, e eh, rendendo quindi completamente trasparente eh, l'organizzazione dei dati, che invece eh, si, si può ottenere tutto questo andando a esprimere la relazione che esiste tra i dati e gli elementi del dominio in, nel linguaggio IT, linguaggio che viene usato per esprimere i mapping, ma questo di, di fatto in maniera totalmente trasparente per gli utenti, gli utenti che possono essere eh, business managers, possono essere strumenti di business intelligence piuttosto che eh, utenti finali. Eh, I servizi offerti da un sistema di questo tipo sono vari, quindi ho, ho esplicitato i principali che sono naturalmente l'integrazione, l'esplorazione, l'abbiamo già parlato, la capacità, quindi la, la possibilità di esprimere verifiche di qualità, eh, il self-service BI, che è fondamentale perché consente di concentrarsi sul, sul dato e anche di sfruttare i meccanismi di ragionamento del motore sotto per tirar fuori anche degli insight, no, delle idee in più su, su come. Eh, valorizzarlo e naturalmente lo data da publishing. Eh, I vantaggi, eh, astrazione, chiarezza e semplicità, l'abbiamo detto, sono gli stessi del knowledge graph. L'incrementalità è un approccio che non richiede di fare, tutto in un, di fare tutto insieme e poi poterlo usare. No, piano piano, pay as you go, possiamo eh, realizzare il sistema di OBDM. L'agilità, perché rispetto a una soluzione in cui dobbiamo Trasferire dati, migrarli, spostarli. In questo caso i dati rimangono dove sono e, e possono continuare a evolvere esattamente nel, nel modo in cui vengono utilizzati in azienda. E, e l'efficienza, perché naturalmente non si tratta di eh, aspettare. Eh, di, chiedi, di formulare le esigenze di lead, eh, e poi tira, per, per le scelte strategiche aspettare che qualcuno ci dica quali, è, quali sono le risposte, ma, su, ma diciamo in tempo reale, praticamente formulando la query, otteniamo le risposte eh, in maniera del tutto eh, efficiente. Passo quindi la parola a Valerio che ci parlerà dello BDM in Istat. Sì, buongiorno a tutti. Grazie Antonella. Al allora, sì, io farò un, un flash rapidissimo su, sul prodotto che permette di, di lavorare con l'OBDM, ovvero Monolith. È un prodotto sviluppato eh, da OBD Systems che nasce come, come diceva prima Marco, è un'azienda, una, un una startup di, di sapienza. Quindi, diciamo, le radici di questo strumento sono nella ricerca accademica che è stata fatta in sapienza sull'OBDM. È una piattaforma diciamo che a 360 gradi vuole fornire agli utenti tutti gli strumenti necessari innanzitutto per costruirsi la specifica, vedevamo prima i due strati fondamentali, quindi l'ontologia e i mapping, tutto, tutto graficamente, insomma, sempre con un occhio all'usabilità, e poi fornire tutti i servizi sui dati <coughs> che Mastro che sarebbe il, il vero e proprio cuore del, del sistema, che è il motore di ragionamento, che offre quindi esplorazione e navigazione dei dati la possibilità di costruire le query senza scrivere codici, come ha fatto vedere Antonella nell'esempio prima, la provenance delle informazioni, ovvero da dove arrivano le, le, dalla base di dati, le risposte alle query che si fanno sull'ontologia, processi di verifica di qualità del dato rispetto alle regole sull'ontologia, trasformazione di dati da tabellari a dati a grafo RDF, questo per, per diciamo, un occhio alla pubblicazione del LinkedIn open data e quindi anche integrazione con i dataset che vengono dal mondo link Open Data. E, ora Monolith è, è, è stato, è tuttora e sarà utilizzato all'interno dell'istituto in vari scenari. Qui faccio giusto un flash molto rapido prima di ridare la palla ad Antonella, focalizzandosi su due progetti importanti che sono stati menzionati anche all'inizio dalla, dalla direttrice. Il primo è il SIR, il sistema etichettato dei registri statistici. Il progetto che vede l'introduzione dello BDM nel... Nel SIR è un, nascita una collaborazione a tre tra l'Istituto, tra Sapienza e BDA Systems ormai qualche anno fa, e il SIR, magari molti lo sapranno ma lo diciamo rapidamente, è il sistema di registri statistici che ha come obiettivo l'integrazione e la centralizzazione dei dati che derivano dalle fonti amministrative e dai censimenti statistici che vengono portati avanti ciclicamente da Istat principalmente facendo riferimento a tre, ai tre eh, tematismi di popolazione, unità produttive e, e, e territorio. L'idea di eh, introdurre eh, lo BTM dentro, dentro questo progetto eh, va nella direzione di sfruttare innanzitutto però poi puoi andare alla slide dopo per fornire diciamo, una, una vista integrata e standardizzata di tutto il patrimonio informativo rappresentato dai dati che afferiscono ai registri. Quindi si vuole costruire un'unica visione concettuale che permette di standardizzare i vocabolari e le terminologie sia all'interno dei registri stessi ma anche tra, tra registri. Quindi arrivare ad avere una visione diciamo, unica di tutte queste norme patrimonio informativo e lo BDM attraverso l'utilizzo di Monod ci permette di calare all'interno di questo, di questo progetto i servizi di, di accesso al dato tramite query sul, sull'ontologia, quindi eh, parlando come, come spiegava prima Torelli, il linguaggio dell'utente, il linguaggio di business e quindi astraendo dalla, dalla struttura e dall'organizzazione fisica dei dati all'interno dei vari registri, verificare la qualità dei dati sia all'interno dei singoli registri che tra registri, soprattutto molto importante, poi ci ha dato modo anche in passato, con, con reciproca soddisfazione, spero da parte nostra molta, di sviluppare anche nuove soluzioni all'interno dei, dei nostri prodotti attraverso attività congiunta di ricerca e sviluppo. Quindi questo è il primo dei due progetti, qui in questa slide vediamo che in realtà... Abbiamo fatto tanto, queste evidenziate in giallo sono i registri che già sono stati modellati ontologicamente attraverso credo qualcosa intorno alle 500 nuove classi, ma c'è ancora tanto da fare, quindi insomma è, è un progetto che è, va, va portato avanti insomma con, con l'obiettivo di arrivare a coprire tutto, tutto quanto. Il secondo ambito è quello del catalogo nazionale dei dati, ovvero National Data Catalog. Questo è un progetto molto grande, molto, diciamo, con ampie visibilità, che riguarda ovviamente non soltanto l'IST ma in generale la pubblica amministrazione in Italia e l'obiettivo qui è l'armonizzazione delle procedure e dei servizi della pubblica amministrazione con un grande focus sull'interoperabilità dei servizi digitali. Per fare questo uti si utilizzano ontologie, vocabolari controllati e i service, ovvero diciamo, le, le API eh, REST, per produrre modelli e standard comuni che permettono di scambiarsi i dati parlando diciamo, la stessa lingua, utilizzando gli stessi, gli stessi modelli. Quello che si sta facendo adesso con Istat, che è diciamo, il, il, il cuore di tutta questa attività, e tante, tante altre aziende che stanno, stanno ruotando intorno, oltre ovviamente agli enti della Pubblica Amministrazione è costruire diciamo, un corpus di, di ontologie e di vocabolari controllati per modellare quelli che sono i domini fondamentali della pubblica amministrazione. Eh, parliamo di eh, certificati, parliamo di eh, pensioni, parliamo di eh, infortunistica, parliamo di eh, aspetti che possono riguardare eh, il, il MEF oppure la motorizzazione. Insomma, c'è eh, lo spettro di possibili domini su cui focalizzarsi è molto ampio ed è un lavoro che attualmente è in corso. E nella serie successiva ho riportato giusto qualche, qualche numero che evidenzia quanto fatto diciamo nell'ultimo anno e mezzo, adesso senza che li sto a elencare tutti per non togliere troppo tempo, possiamo vedere che già eh, diverse eh, ontologie sono state pubblicate sul repository centrale del, del catalogo, ovvero il sito schemagov.it. E eh, da qui in poi, oltre chiaramente a proseguire questo lavoro di, di costruzione di questo, di questo corpus di modelli, l'orizzonte, quindi il focus sarà sempre più sui dati, quindi la, con la prospettiva sulla, sulla PDND, ovvero la piattaforma digitale nazionale dei dati, che, che anch'essa vede una fortissima eh, attenzione sull'interoperabilità, non soltanto a livello di modelli, ma proprio di, di dati, quindi sulle basi di dati. Avere questo, questo corpus di ontologie ci permetterà di realizzare quelli che sono i servizi utili per la BDND anche attraverso lo BDM, ovvero eh, sfruttando l'ontologia e le mappature dei dati per accelerare lo sviluppo degli service, quindi per costruire diciamo, le, le strade di API necessarie allo scambio di dati, per ehm, diciamo, rendere più semplice accorciare la pipeline di pubblicazione di dataset di data Open Data, Facilitare ovviamente l'accesso al dato, l'abbiamo visto, e quindi anche il riuso interno alla pubblica amministrazione, e per ovviamente in tutto questo aderire assolutamente alle linee guida eh, agile per l'interoperabilità. detto questo, ripasso, ripasso la palla alla Tonella che ci parla di quello che è stato fatto da, da Sapienza nel contesto di Interstat. Grazie. Sì, appunto, tenendo ben presente che eh, la partenza è questo: l'OBDM è quello che eh, abbiamo come. come... Eh, punto di partenza, ma adesso il problema in Interstat era quello di, come abbiamo visto, mh, far interoperare eh, enti statistici eh, nazionali che a loro volta collezionano dati che provengono da enti pubblici. Eh, L'idea appunto, in particolare per School for You, era quello di eh, farlo nel, nel, con l'obiettivo di poter eh, derivare degli indicatori sintetici di supporto a decisioni strategiche strategiche, Per esempio da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. E, a questo punto, poiché gli enti statistici nazionali eh, non hanno a che fare con i microdati, eh, o comunque non solo con i microdati, ma esportano in particolare macrodati, eh, si tratta di, di pensare di chiedersi come faccio a confrontare macrodati che provengono da enti diversi e che quindi di fatto sotto avevano magari anche ontologie diverse. Uh, noi l'obiettivo è quello di poter co confrontare questi dati proprio per poter poi sopra definire degli indicatori, per esempio school for you, degli indicatori uh, comparativi sulla popolazione degli studenti in Italia e in Francia. Facciamo un esempio concreto. Supponiamo che gli studenti, che abbiamo i dati sugli studenti che hanno frequentato una scuola in Italia nel 2015 e questi dati sono classificati per anno scolastico, sesso e localizzazione geografica delle scuole, dove la localizzazione geografica è quella che viene comunemente usata in Istat, dell'area di enumerazione, unità amministrative locali, unità territoriali. Allora, tipicamente questo, quando si devono fare analisi di questo tipo si ricorre al dimensional fact model, DFM. Che rappresenta i dati come un cubo, quindi qui abbiamo la frequenza, eh, vediamo le dimensioni, quali sono l'anno scolastico, il sesso, la localizzazione e l'età in questo caso, e eh, vediamo che alcune delle dimensioni sono appunto associate a gerarchie. Il fatto di rappresentare così i dati consente un'analisi che um, fa variare le dimensioni, quindi possiamo considerare uh, ogni fatto che stanzia il cubo rappresenta la frequenza in uno specifico anno scolastico, per uno specifico sesso, in una certa area, in una certa età, e facendo variare queste dimensioni riusciamo a fare l'analisi multidimensionale. Allora, questo va bene, ma se do, da quello che manca in questa rappresentazione è proprio l'informazione sul fatto che i dati che otteniamo sono dati che riguardano tutti e soli gli studenti che hanno frequentato una scuola in Italia dal 2015, dov'è in questa figura che ritroviamo questa informazione? Di fatto, queste sono informazioni che vengono perse nella documentazione, o meglio, riportate nella documentazione in maniera informale. Per poterle ritrovare quando non ci sono, comunque verificare che siano corrette, che i dati che abbiamo sono effettivamente quelli che vogliamo, dovremmo andare a vedere come sono fatti i famosi processi di ETL, eh, anche prima citati, che tipicamente vengono usati nei data warehouse per produrre quei dati aggregati. E, quindi, senza però questo, come facciamo a confrontare cubi? simili, no? Cubi, quello che riguarda un cubo appunto che ci può provenire, che, che rappresenta i dati che ci provengono dalla Francia, dall'ente statistico francese, con un, un cubo nostro. Non abbiamo da nessuna parte questa specifica che ci consente di fare dei confronti ragionevoli, voglio confrontare solo il 2015, voglio confrontare solo aree di una, di una, di una, di una, sì, di una superficie paragonabile. Quindi in questo progetto abbiamo definito un linguaggio, una metodologia proprio per modellare all'interno dell'ontologia stessa i dati aggregati, esplicitando però la relazione che li lega ai microdati, quindi qual è il loro significato. E questo lo facciamo appunto eh, attraverso una metodologia che eh, prevede prima la definizione di una serie di viste sull'ontologia, proprio per tirar fuori quell'insieme di dati che possono essere utili, come dati aggregati, ma anche come dati che popolano le gerarchie, perché noi nell'ontologia abbiamo proprio anche la gerarchia, che, cioè le, le informazioni, per esempio, sulle aree di numerazione, le unità amministrative locali. Quindi quelle sono informazioni che possiamo estrarre direttamente dall'ontologia. E, eh, e poi definiamo i cubi base a partire dalle viste e i cubi derivati a partire dai cubi base. Faccio vedere subito in maniera grafica questo, un esempio di questa cosa. Se qui abbiamo l'ontologia, che se, mi rendo conto è piccola, ma è eh, giusto per dare l'idea, l'ontologia della scuola, su questa ontologia possiamo definire appunto il livello delle viste, quindi questa è la vista che tira fuori gli studenti del 2015 che hanno frequentato una scuola in una certa area. Questa è l'ontologia... Anzi, in tutte le aree, queste sono, saranno le informazioni che ci interessano. Qui tiriamo fuori le informazioni sul rapporto tra area di numerazione e ehm, eh, unità amministrativa locale e qui la, il secondo livello della gerarchia. E sopra queste viste possiamo, possiamo sia popolare la gerarchia territoriale, sia popolare il cubo per la frequenza, che quindi tirerà fuori il sesso, l'anno scolastico e la misura, in questo caso il numero, a partire da questa vista. E su questo cubo base possiamo definire un cubo derivato, per esempio un cubo che non andrà più a considerare a livello eh, diciamo dell'area di numerazione, ma andrà a vedere il numero questa volta sulla uh, unità amministrativa locale. Quindi ecco, abbiamo definito questa metodologia e anche un linguaggio per definire questo livello di macrodati. Uh, Um, quindi questo è quello che abbiamo ottenuto. Abbiamo iniziato anche a studiare i servizi di ragionamento sull'ontologia sull nel momento in cui la estendiamo appunto con questi uh, nuovi elementi. E abbiamo intenzione di collaborare con OBD Assistant per far migrare questi risultati in Monolith. Vi ringrazio. Ringrazio i relatori per la precisione sia nell'esposizione che nella tempistica, perfetti, direi. E, peraltro molto interessante sarebbe eh, anche eh, interessante capire poi in questo discorso di, di scambio no, di dati come potrebbe entrare proprio anche per dire la qualità statistica dei dati stessi, no? quando ha parlato di confrontabilità di cubi, chiaramente c'è un aspetto come dire strutturale, però quando andiamo a fare dei confronti no, c'è anche un aspetto di qualità da tenere conto, chissà ma, insa, diciamo, nella strada, che state percorrendo, se un giorno potrà entrare anche questo discorso. Comunque. Assolutamente sì. Ringrazio vivamente. Passiamo ehm, alla eh, ultima presentazione, all'ultimo relatore che è Giuseppina Rocco dell'Istat di CME. E che ci parlerà appunto di de, questi casi studio che sono stati condotti nell'ambito di Interstat e nella sua presentazione che ehm, eh, è sulla interoperabilità cross-border cross e cross-domain e l'esperienza appunto del progetto Interstat. Grazie Marco, condivido le slide. Ecco, spero che siano visibili. Sì, sì, tutto a posto. Ok, allora, buongiorno a tutti. L'obiettivo di questa presentazione è quello di ehm, fare un focus sull'esperienza all'interno di questo progetto. E in particolare su uno dei pilot, su un altro dei pilot implementati, cioè il SEP, Support for Environment Policies. E questo focus um, parte però dal, da una panoramica del contesto più generale per um, proprio mostrare come sono stati uh, declinati uh, tutti i vari principi che uh, riguardano l'interoperabilità poi all'interno dello sviluppo di questa applicazione pilota. Eh, partendo proprio da un concetto molto ampio, per Open Data noi eh, intendiamo dati che sono pubblicati in un formato machine readable, che sono liberamente accessibili e utilizzabili secondo le indicazioni che sono fornite nella licenza d'uso. Questo ha fatto sì che eh, sia a livello europeo che a livello nazionale si rendessero sempre più necessari. Necessarie delle soluzioni interoperabili by design, cioè capaci di facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra sistemi diversi. In ambito europeo, fondamentale è stato l'European Interoperability Framework, che è stato revisionato nel 2017, che ha eh, diciamo sancito delle linee guida per l'interoperabilità. Sia ehm, stabilendo dei principi ma anche modelli e raccomandazioni, e in particolare raccomandazioni per la creazione appunto di sistemi interoperabili. All'interno di questo European Interoperability Framework, mh, molto eh, diciamo, eh, fondamentali sono questi quattro livelli di interoperabilità: che sono interoperabilità ehm, legale, quindi dal punto di vista legislativo, organizzativo, semantico e tecnico. Dal punto di vista, mh, diciamo, eh, giuridico, sicuramente una delle eh, innovazioni mh, più recenti è stata la direttiva eh, 2019-1024, la direttiva sugli open data, che eh, ha sancito l'apertura dei dati e soprattutto il riutilizzo. Cioè i dati del settore pubblico e soprattutto quindi il riutilizzo di queste informazioni all'interno del settore pubblico. E inoltre ha um, diciamo, um, definito una strategia europea per la creazione di questi high value datasets, cioè questi set di dati che sono particolarmente rilevanti dal punto di vista economico, politico e sociale, e sono organizzati in, in sei categorie principali dal punto di vista invece organizzativo, semantico e tecnico, in realtà eh, è stato necessario quindi eh, la revisione e la standardizzazione dei vari processi eh, nei vari contesti, eh, soprattutto del settore pubblico e anche Um, uno studio per trovare uh, dei tool e degli strumenti che uh, riuscissero quindi a um, che facilitassero l'implementazione di servizi statistici interoperabili e cioè cross border e cross domain. Dal punto di vista dell'interoperabilità semantica, sicuramente l'adozione di uh, ontologie permette quindi, come abbiamo visto um, nella precedente um, eh, presentazione eh, permette questo disaccoppiamento tra struttura semantica e dati e eh, soprattutto eh, facilita l'integrazione dei dati riutilizzando concetti che sono già eh, modellati e eh, standardizzando le strutture dati mediante common data models. Dal punto di vista invece dell'interoperabilità tecnica. L'utilizzo di componenti open source come ha mostrato il coordinatore del progetto Martino Maggio nella precedente eh, presentazione e anche l'adozione di standard tecnici internazionali ha facilitato eh, l'internazionalizzazione, eh, rimuovendo appunto le barriere linguistiche, ma anche ehm, ehm, eh, evitando che si eh, dovesse cominciare a. Eh, da scratch l'implementazione appunto di eh, servizi e eh, componenti e come abbiamo visto quindi eh, l'obiettivo del progetto Interstat è stato la realizzazione cioè tra gli obiettivi c'è stata la realizzazione di questo framework che ha eh, collezionato diverse soluzioni tecniche per la valorizzazione eh, dei link ad Open Statistical Data e queste soluzioni tecniche sono state sperimentate, sono state validate attraverso queste, ehm, eh, queste applicazioni pilota. Il test che abbiamo fatto nell'ambito dello sviluppo delle applicazioni pilota è stato quindi un test di cross border e cross domain perché noi volevamo eh, in realtà eh, verificare se eh, attraverso i tool del framework era possibile proprio ehm, integrare i dati relativi a domini diversi ma anche ad aree mh, diverse e, e quindi abbiamo utilizzato ehm, diciamo Um, per ogni caso d'uso ci sono stati dei passaggi specifici, quindi in primo caso c'è stata l'individuazione dei dataset da integrare, poi lo studio del modello dei dati, una um, uh, un'analisi per verificare se c'erano ontologie e metaontologie di riferimento già esistenti, poi un'armonizzazione del modello dei dati italiano e francese perché L'altro istituto uh, di statistica uh, che ha partecipato a questo progetto insieme a noi è stato l'Istituto francese in sé. Una volta armonizzati il modello dei dati e... Um, e abbiamo definito una pipeline che abbiamo visto è stata diversificata perché noi ehm, abbiamo utilizzato un approccio basato sulle ontologie di dominio e abbiamo fatto un'analisi dal punto di vista dei potenziali utenti di queste applicazioni. E um, molto velocemente questi sono quindi tre pilot uh, implementati, ma uh, in particolare mi, su, uh, mi soffermerò su, uh, sul SEP, Support for Environment Policies, dove sono stati integrati dati francesi e italiani che sono relativi alla qualità dell'area e alla popolazione residente e le domande che ci siamo posti nel ehm, concepire questa applicazione pilota sono state le seguenti, cioè quali sono le aree maggiormente inquinate in Francia e in Italia? che caratteristiche ha la popolazione residente in queste aree e quanto incidono le categorie di soggetti maggiormente a rischio. In questa tabella ci sono le fonti statistiche che abbiamo integrate, sicuramente ci sono i dati del censimento della popolazione prodotti appunto da Istat e da Insè, ma poi per quanto riguarda la qualità dell'area abbiamo utilizzato per quanto riguarda la fonte italiana Ispra e invece per quanto riguarda eh, la Francia l'Agenzia Europea de, dell'Ambiente e, e questo appunto proprio per testare tutti i tool e eh, l'approccio metodologico ai fini degli, eh, della produzione appunto dell'host e di questo pilot. Poi successivamente abbiamo eh, definito una pipeline e per cui c'è stata un'armonizzazione semantica, appunto mediante l'utilizzo di ontologie e modelli di dati, eh, un, mapping, un mapping concettuale tra le ontologie e i dati da integrare, la generazione di triple l RDF e poi successivamente il caricamento di queste triple sul triple, triple store. Per quanto riguarda l'armonizzazione semantica, mh, in questa tabella sono riportate... E, um, le ontologie e i modelli di dati che sono stati utilizzati per il SEP e um, queste ontologie hanno permesso quindi una rappresentazione comuni dei principali concetti che uh, volevamo integrare e uh, sono state selezionate dopo un'analisi esplorativa sia di ontologie già pubblicate che uh, di common data model che, eh, che erano relativi ai modelli uh, ai domini di interesse e questa è in realtà il SEP è costituito da tre servizi e, e in realtà dopo aver fatto tutta questa eh, diciamo aver messo in piedi questa parte pipeline, il risultato è questo. Noi abbiamo un'applicazione che sostanzialmente espone tre servizi. Il primo servizio è un servizio cross-domain per cui un utente può selezionare un comune italiano o francese e visualizzare le informazioni che sono state ehm, integrate eh, relative ai comuni che hanno i valori più elevati di PM10, che è un particolare inquinante e ehm, la relativa popolazione che ehm, è suddivisa per genere e classe di età. Al, eh, nello stesso servizio eh, vengono forniti anche i, i comuni che hanno i valori più elevati di popolazione, sempre suddivisa per genere e classe di età e i rispettivi valori di PM10. Il secondo servizio invece ha permesso di testare... Gli aspetti cross-domain e cross-border. In questo caso, un utente può selezionare un comune italiano e un comune francese ed anche una classe di età e quindi confrontare per questa selezione sia il totale della popolazione residente. Appunto, relativo alla classe di età e al comune selezionato, sia i livelli di inquinamento atmosferico in questi comuni, ma anche delle informazioni che sono relative ehm, alla rilevazione dell'inquinante. Il terzo servizio, invece. È un servizio cross-border perché un uh, utente può selezionare un comune italiano e un comune francese, visualizzare e confrontare questa volta uh, i valori più elevati non solo del PM2.5 ma anche uh, del uh, DNO2, quindi di un altro inquinante. Questo servizio eh, è servito per testare proprio la potenzialità eh, dell'approccio ontologico, perché una volta eh, modellati i concetti principali, quindi avendoci nell'ontologia il concetto di inquinante atmosferico, era possibile in una maniera eh, diciamo abbastanza agevole ehm, riferire appunto, mappare i dati relativi. Sì ad un inquinante che eh, ad un altro tipo di inquinante. Nello stesso servizio poi sono anche eh, visualizzate delle informazioni che riguardano le stazioni di monitoraggio eh, presenti nei comuni selezionati. Una volta mh, implementati i pilot però... Come è già stato eh, citato da Martino, ehm, i dataset sono stati pubblicati sul portale eh, data.europa.eu. Eh, in realtà si tratta quindi dell'European Data Portal ehm, e ehm, queste schermate appunto dimostrano eh, la pubblicazione del catalogo Interstat sul, sull'European Data Portal. E, in realtà però ehm, all'interno dell'European Data Portal vi è una eh, verifica anche della qualità dei metadati eh, secondo l'approccio dell'MQA e quindi la compliance ehm, dei metadati rispetto al metadata quality assurance si basa su dimensioni che riprendono i fair principles e eh, per ogni dimensione viene calcolato un set di indicatori, che per, di indicatori che permette appunto la valutazione della qualità dei metadati e tra queste per esempio in relazione all'adozione degli standard eh, di particolare eh, onerosità è stata eh, diciamo, la verifica della conformità dei metadati alla specifica di e eh, questo ha richiesto appunto che eh, ci si dovesse, eh, diciamo, ecco è stato eh, challenging non solo quindi produrre i metadati, però anche trasformarli nel formato richiesto appunto eh, dal, dall'European Data Portal. Quindi in conclusione, eh, questa esperienza mh, per noi che abbiamo partecipato ha messo in evidenza appunto che i tools e gli standard sono fondamentali per il riuso e l'integrazione dei dati open e, e anche dei LOSD. Ma vanno sicuramente integrati sempre o il più possibile da descrizioni semantiche. Là, infatti, la disponibilità di ontologie di dominio e di meta ha facilitato lo sviluppo delle applicazioni pilota. La selezione dei dati da integrare è stata influenzata a monte anche dalla disponibilità e dall'accesso sia a dati e metadati provenienti da eh, provider diversi e eh, le attività di sviluppo sia del framework che dei servizi pilota hanno richiesto l'impiego di diverse competenze che eh, sono state non solo di tipo tecnico ma anche eh, di conoscenza dei domini. E, mh, io eh, ho inserito i riferimenti nella presentazione per cui eventuali approfondimenti potrete, eh, sicuramente ci sono tutti i riferimenti, mh, diciamo, necessari e intanto ringrazio per l'attenzione e ehm, ripasso la parola a Marco bene A questo punto faccio come dire un applauso virtuale perché insomma, in presenza sarebbe stato sicuramente lungo perché devo dire che sono state delle presentazioni molto molto precise e interessanti. Quindi ri ringrazio molto uh, i relatori per questa loro professionalità. Detto ciò, abbiamo, siamo stati bravissimi anche con i tempi. Abbiamo possibilità di dedicare qualche minuto mh, per, per, per le domande che eventualmente sono arrivate in chat. Eh, eh, Renato Magistro è la persona che eh, eh, sta curando questo aspetto, quindi chiedo a Renato se ci sono, eh, se c'è qualche domanda. Andà, eh, cerchiamo di farne una, massimo due, perché abbiamo cinque minuti sostanzialmente. Buongiorno no, Marco. Poco tempo. E allora intanto rispondo a tutti in modo tale da dare un'informazione di servizio a tutti su una domanda appunto di servizio eh, relativa alla condivisione delle slide e della videoregistrazione dell'evento. Saranno disponibili nei prossimi giorni nella pagina del dell'evento del sito Istat. Quindi per chi eh, volesse consultare il link della pagina dell'evento in chat è disponibile. Poi c'è una domanda tecnica di Elio Giulianelli che è eh, divisa in tre punti. La leggo e così poi risponde chi eh, ha la disponibilità e la possibilità di rispondere alla domanda. Se utilizzate GraphDB come Sparkle Endpoint, è la versione free o la versione enterprise? Questo è il primo punto. Secondo, indicativamente quante triple ci sono nello Sparkle Endpoint? Terzo punto, accedete ai dati RDF direttamente dallo Sparkle Endpoint o c'è stata necessità di utilizzare cache sui dati? Una domanda molto, molto tecnica, però può essere utile, no? Chi è che è? Martino? Sì, ah, proprio, sì, sì, la domanda è molto tecnica e devo dire su due piedi qui su alcune cose non ne devo, insomma, ne devo fare, del... quindi magari siamo, ecco, questa come altre domande che sono magari molto tecniche e specifiche, eh, potete tranquillamente contattarmi e posso darvi delle risposte più, più specifiche, quindi qui tenterò insomma allora, in generale posso dire che ehm, diciamo, abbiamo utilizzato per quanto riguarda il framework eh, eh, GraphDB nella versione free, questo in generale abbiamo cercato sempre all'interno del progetto quando possibile, chiaramente questo di utilizzare eh, diciamo, prodotti free o prodotti open source perché l'idea è quella di una riusabilità. Uh, di questo framework nei contesti della pubblica amministrazione dove sappiamo che sicuramente ecco, eh, diciamo, i componenti open source o comunque free possono essere una delle prime scelte. Diciamo, non è solo quello, ma eh, chiaramente eh, anche nel contesto diciamo, del progetto europeo che eh, sponsorizza molto l'utilizzo di diciamo, tecnologie aperte o comunque eh, free. Riguardo il numero di triple, onestamente non, <ride> vorrei buttare numeri perché no, non ricordo questo elemento, quindi questo magari poi eh, insomma lo, lo andiamo a verificare. Eh, Riguardo invece l'ultima domanda, eh, credo che in generale non ci sia stata nella casistica, de, diciamo delle, eh, nel, nei nostri poi, ai fini dell'utilizzo nei pilot di questi dati. E appunto nel nostro, nel nostro contesto è di utilizzare cache, quindi se ricordo bene c'è un accesso diretto eh, all'endpoint, quindi senza l'utilizzo di cache. Però ripeto, per, eh, se la persona che ha fatto questa domanda vuole contattarmi poi personalmente, possiamo approfondire il tema. Grazie. Va bene, allora ringrazio tutti, siamo a un perfetto orario, io avrei una curiosità penso che è un po' diciamo, comune a tutti di sapere se, una, se questo progetto sta proseguendo sempre a livello eh, europeo, se c'è una seconda come dire, eh, fase oppure se, se al momento non è prevista e Su questo, magari se si può fare una, come dire, una replica, un'informativa, un'informazione brevissima a parte di, di Martino, credo. Allora, io posso. Di... Sì, sì, grazie Marco. Io posso dare una risposta dal mio punto di vista. Poi chiaramente Istat può avere tutta una serie di iniziative in parallelo che continuano. Quindi io posso parlare dal punto di vista, diciamo, di ehm, allora non c'è una ufficiale, come dire Interstat 2, eh, nel senso non una continuazione ufficiale. Ma molti dei, eh, dei risultati e degli asset che sono stati prodotti in Interstat sono e verranno riusati in altri progetti. In particolare, volevo men menzionare il progetto BOPEN, che è un nuovo progetto, in questo però Istat non è, non è parte, però è un altro progetto europeo, eh, del Digital Europe Program. Quindi, un altro programma di finanziamento, che è, è un progetto che è partito. Eh, a gennaio dell'anno scorso, quindi a un anno, ed è si chiama B open ed è focalizzato eh, sugli open data di nuovo, in particolare sulla loro eh, pubblicazione sulla, sempre sull'interoperabilità e renderli disponibili ai fini e qui c'è un gradino in più anche del loro utilizzo in applicazioni. E che possono includere anche l'intelligenza artificiale, quindi, che, che è chiaramente un tema. E lì, siccome si parla sempre comunque di interoperabilità, di pubblicazione dei dati, eccetera, riutilizzeremo sicuramente molti degli strumenti che sono stati i, creati in, in Interstat e li evolveremo. Quindi, anche per questo, se volete dei riferimenti, non esitate a contattarmi. Va bene, allora, ringraziando ancora una volta tutti i relatori, possiamo. Eh, passare alla, alla tavola rotonda che è coordinata da Marina Gandolfo e eh, alla quale lascio eh, la parola. Grazie Marco, eh, buongiorno a tutti. Eh, direi che nel mondo connesso di oggi l'interoperabilità, l'abbiamo visto, eh, di dati eh, inerenti peraltro a diversi settori eh, e lo sviluppo anche di spazi comuni di dati. Eh, è sicuramente essenziale e una precondizione necessaria per garantire un efficiente scambio di dati proprio all'interno di questi eh, di, e tra questi spazi. Eh, e, e poi la strategia europea per i dati del 2020 che è rappresentare un po' il quadro per noi di riferimento europeo primario che ci indica la via per creare un mercato unico per i dati e far eh, acquisire, da un certo punto di vista, anche una posizione all'Unione Europea di leadership nella società basata sui dati. Molti passi che erano previsti proprio in questa strategia sono già e non solo, eh, abbiamo visto anche sull'Open Data, sono già stati fatti e molti strumenti regolatori sono effettivamente già attivi o lo saranno molto a breve. Per esempio, il regolamento di esecuzione eh, della Commissione Europea ai data value, che peraltro è stato anche eh, citato da i precedenti relatori che eh, ci, ci fanno vedere qual è l'elenco di specifiche serie di dati di elevato valore, appunto gli iValue Dataset, che si devono rendere disponibili gratuitamente, eh, tra quelli peraltro che già si producono eh, e poi in un formato eh, leggibile con ovviamente delle interfacce eh, tecniche. Ma poi c'è il Data Government Act che eh, è entrato eh, in forza e che mira a rendere disponibili un imponente mole di dati detenuti dalla pubblica amministrazione e anche i dati che la statistica ufficiale mette a disposizione eh, del Paese e non solo, anche dell'Unione Europea e oltre. Il Data Government Act eh, di fatto rafforza la fiducia nella condivisione dei dati ed è un elemento eh, fondamentale per gli spazi comuni europei. Il Data Act, poi, che è stato approvato e a breve in pubblicazione, integra la legge sulla governance dei dati chiarendo eh, come accedere, quindi i diritti di accesso e di utilizzo di questi dati con l'obiettivo di garantire eh, l'equità nell'economia dei dati. In tale quadro la statistica ufficiale ha certamente un ruolo, eh, non solo pensando agli scopi statistici nella produzione dei dati e nel loro utilizzo gratuito, ma anche a tutto l'impegno sulla qualità, che peraltro abbiamo visto anche citare eh, nelle, 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 da, 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 insomma, dai precedenti relatori. Eh, noi non ci dobbiamo dimenticare che siamo dentro un sistema statistico europeo. E di fatto l'appartenenza eh, a, a, a questo sistema ci offre un vantaggio di posizione. Eh, infatti, le statistiche europee prodotte nel sistema statistico europeo rappresentano un esempio di spazio di dati europeo già consolidato e eh, funzionante. Uh, infatti, gli stati membri nel sistema applicano gli stessi metodi armonizzati che abbiamo visto, gli standard sono sviluppati congiuntamente ehm, e, e le statistiche europee, peraltro, sono soggette ad un costante monitoraggio sulla qualità eh, per garantire la coerenza e anche l'affidabilità. Non ci dimentichiamo che il sistema statistico europeo viene monitorato costantemente anche rispetto all'attuazione del codice europeo. Delle statistiche europee o attraverso delle regolari peer review eh, in tutti i paesi del sistema, inclusa anche l'Eurostat. Quindi di fatto, gli istituti nazionali di statistica sono nella posizione, se vogliamo, ideale per soddisfare un requisito di base eh, per l'utilizzo dei, eh, dei metadati, eh, scusate, sì, e, e anche per sviluppare quindi un catalogo di metadati. Uh, in questo quadro generale, e termino, mh, cerco di riprendere eh, in qualche maniera i minuti, eh, in, si integra molto bene con la, con la revisione della nuova legge statistica eh, europea, eh, che di fatto punta a introdurre l'accesso ai dati privati da parte degli istituti nazionali di statistica e anche il loro utilizzo e tutti i meccanismi che garantiscano l'interoperabilità nonché okay, il rafforzamento dello scambio di dati nel sistema e tra i sistemi. Uh, ora abbiamo visto nuovi sviluppi tecnologici, metodologici, il concetto dell'interoperabilità, il miglioramento della privacy, meccanismi tecniche per il miglioramento della privacy, sono tutti ambiti molto sentiti nel sistema statistico europeo e di fatto sono compresi anche nella uh, innovation agenda del sistema statistico europeo e la sua attuazione anche lavorando in sinergia con quanto si sta facendo fuori dall'Europa, a livello più internazionale, per esempio nell'High Level Group of Modernization of Visual Statistics dell'UNECE. Quindi concludo dicendo che dobbiamo prestare sempre più attenzione alle diverse funzioni degli uffici di statistica, compresi i loro potenziali ruoli in termini di standardizzazione, integrazione e interoperabilità, ma anche sugli spazi dei dati statistici, anche pensando alla data stewardship. Eh, a questo, detto questo, eh, quindi in generale abbiamo visto che eh, il, nel panorama degli strumenti e delle iniziative più rilevanti in ambito europeo per vincere la sfida dell'interoperabilità. Eh, a questo punto abbiamo nella nostra tavola rotonda eh, Maria Grazia eh, Calza eh, che eh, lavora nel servizio eh, affari internazionali. E che ha una lunga esperienza in progetti di ricerca internazionali, tra i quali quelli finanziati dall'Unione Europea. E a Maria Grazia eh, ti chiedo, anche considerando la domanda che è stata fatta su il fase 2 dell'Interstat, eh, anche quindi, quali sono le, le nuove opportunità di ricerca che si affacciano in ambito europeo? Proprio per vincere la sfida dell'interoperabilità, anche considerando il ruolo degli istituti nazionali di statistica. Eh, Maria Grazia, eh, prego. Eh, grazie Marina. Eh, guarda, prima appunto di entrare nello specifico su nuove opportunità vorrei appunto dire che questo progetto rappresenta quindi una, un esempio di successo di queste forme di collaborazione di progetti internazionali finanziati a livello europeo, dove appunto su temi eh, strategici che sono prioritari sia nell'agenda europea ma anche appunto da parte degli istituti che partecipano a questi progetti, si riesce quindi a lavorare insieme insieme in consorsi che uniscono appunto organizzazioni diverse, quali appunto un istituto nazionale di statistica, una società informatica, quale engineering, altri istituti di statistica, quindi diciamo delle punti di vista diversi nell'approcciare problemi importanti e, e che danno poi dei risultati assolutamente importanti. Il progetto, il progetto ha concluso le attività ma non sono concluse completamente perché adesso siamo nella fase di impatto delle attività del progetto, sia dell'implementazione dei risultati in altri ambiti, quali nei processi statistici del nostro istituto oppure in altre forme. Eh, il progetto appunto Interstat come ha detto Martino Maggio, fa parte di questa call, cioè di questo programma europeo Connecting Europe Facility nella parte digitale appunto di, di questo fondo eh, ed è diciamo quindi diciamo in linea con quello che è uno degli obiettivi strategici appunto europei che la transizione digitale, cioè la valorizzazione dei dati, la possibilità appunto di creare, cioè di riutilizzarli, di scambiarli e soprattutto di creare degli spazi comuni di condivisione di questi dati, quindi dal European Data Portal che raccoglie dati pubblici, open data, public open data, ha una nuova diciamo, frontiera quindi di questi spazi comuni di dati eh, che diventano interoperabili, che sono i Common European Data Spaces. Questi qui sono appunto spazi comuni di dati che però raccolgono anche dati privati, quindi non più soltanto dati pubblici che provengono appunto da organizzazioni pubbliche, che appunto da istituti nazionali di statistica, dati con determinate caratteristiche, ma sono dati che provengono anche dai privati. Quindi diciamo in questa nuova frontiera appunto di spazi comuni emerge il problema eh, non soltanto appunto della gestione di questi dati, creare le infrastrutture ma anche della data governance di questi dati e qui l'importanza appunto di eh, consorziarsi, di partecipare appunto per eh, istituti, quale istituto nazionale di statistica nel suo ruolo come appunto accennato Marina della data stewardship, della eh, possibilità quindi anche di fare un'attività di anche di intervenire in questi progetti, progettualità appunto per questi spazi comuni, dettando anche quelle o, o in, diciamo, regole di eh, scambio, di gestione di questi dati, appunto secondo il programma per esempio Horizon Europe nella, uh, nel cluster specifico che è Digital uh, Space and Industry. Per esempio si riporta quindi la necessità sì, della gestione di questi dati, ma come se da, se da un lato diciamo, i dati pubblici, la legislazione sono molto sviluppati, sul fronte invece degli operatori privati, piccole e medie imprese, emerge una grande difficoltà nella gestione e nello scambio di questi dati. Quindi la frontiera è quella di rendere appunto, accessibili, interscambiabili i dati per altri operatori. Qua si può delineare appunto il ruolo dell'Istituto Nazionale di Statistica. Il più grande forse fondo di finanziamento in questo momento per la gestione di questi dati di Open Data, cioè di spazi di Open Data, appunto come European Data Spaces è il Digital Europe Program, citato appunto da Martino, dove loro stanno lavorando appunto ad una call già conclusa e dove adesso sono diciamo in corso delle altre call incentrate proprio essenzialmente sulla creazione di questi Common European Data Spaces che sono appunto eh, ormai stati definiti su 14 aree strategiche tra cui possiamo citare l'agricoltura, la mobilità, il turismo, eh, skills, eh, la pubblica amministrazione, sono 14 aree comuni di dati dove dei risultati sono già stati ottenuti ma c'è ancora molto da fare, per esempio una, una delle sfide idea adesso è di portare i famosi high-value datasets, quindi sono public open data. All'interno di questi European Common Data Spaces, quindi dove si delinea anche qui un ruolo importante per l'Istituto di Statistica. L'Istat è da tempo coinvolto su una progettualità europea di questo tipo. Abbiamo una sezione del sito Istat che parla appunto del coinvolgimento in progetti internazionali finanziati dai fondi europei. Attualmente, anche sul tema dei, dei dati, della gestione dei dati, abbiamo in corso un progetto, però, di un consorzio, diciamo soltanto di istituti di statistica proprio per l'integrazione di dati di telefonia mobile con altri dati non di telefonia per farli diventare dati statistici o come appunto un progetto in corso di definizione adesso dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la produzione di dati statistici. Quindi diciamo concludendo, quindi spero di essere stata nei tempi qui, eh, l'importanza di questo tema appunto per la transizione digitale ma soprattutto l'importanza Strategica per l'Istituto Nazionale di Statistica. Grazie Maria Grazia. E, e certamente abbiamo visto quanto sia importante a livello eh, nazionale e internazionale avere open data e spazi comuni di dati, eh, e, e, ma anche quanto il ruolo della statistica ufficiale in effetti ci sia. Uh, quindi l'interoperabilità, la qualità dei dati, al pari anche dalla loro struttura, integrità, sono fondamentali per lo sfruttamento del valore dei dati. E allora uh, chiedo a uh, Roberta uh, Radini, che adesso non vediamo al video, uh, non so se Roberta, eh, eccoci, uh, Roberta uh, lavora nel servizio architettura integrata dei dati e dei processi. E eh, 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 nel, eh, nella direzione delle, metodologici eh, eh, ed è esperta proprio di ontologie e architettura informativa dei sistemi integrati. Roberta, eh, anche alla luce no, di questi risultati, come ci poniamo come Istat per eh, superare eventuali barriere eh, per facilitare la condivisione e il riutilizzo dei dati eh, statistici nei vari ambiti che coinvolgono. Peraltro diversi attori con diverse esigenze informative. A te la parola. Sì, Marina. Eh, buongiorno a tutti. E, diciamo che abbiamo visto in questa presentazione anche dai relatori precedenti una non solo diciamo l'esperienza di Interstat, ma accennato un po eh, anche i risultati di altri progetti che vedono l'Istat coinvolto proprio nell'utilizzo eh, sostanzialmente della, delle ontologie, dei knowledge graph, come ci ha raccontato la professoressa. Oggi e, e faccio veramente un cenno veloce, Marina, a, agli altri progetti che ci vedono coinvolti in questo ambito. Perché? Perché da questi progetti sicuramente eh, trarremo eh, beneficio eh, per risolvere o per dare soluzioni a, al superamento di queste che Chiamiamo barriere, forse il termine è un po' forte, chiamarle barriere, poi in fondo in istituto la soluzione ad esempio a quelle che le, possiamo declinare queste barriere in. Ehm, possiamo dire tre dimensioni, no? quello della semantica l'abbiamo sentito nel corso di, di, questa, di questa presentazione, più volte citato, eh, che ha, si muove su quello di creare un linguaggio comune, un linguaggio comune tra i dati diciamo, nazionali della pubblica amministrazione di quelli statistici ma anche internazionale perché poi come ci ha fatto ci ha presentato anche Maria Grazia i progetti internazionali che mirano a rendere interoperabili i dati come lo è stato anche Interstat hanno bisogno di superare anche diciamo il, mh, la barriera del link Dell'informazione della semantica eh, cross-border, cioè tra, eh, in, tra diversi paesi. La, la problematica degli standard, però questo diciamo per l'Istituto di Statistica, eh, diciamo che abbiamo un'esperienza forte alle spalle, eh, veniamo dall'esperienza dell'SDMX che ormai da, eh, da tanti anni ci con consente di trasmettere eh, da parte di tutti gli istituti di statistica. I dati statistici eh, a quello che è il lab unico di, di Eurostat con un'unica semantica, un'unica struttura dei dati. E, eh, e quindi rendere questi dati statistici interoperabili all'interno appunto del lab eh, gestito eh, da Eurostat ma eh, in quella che è la panoramica che abbiamo visto adesso si sta passando a un livello superiore la, ehm, Antonella eh, ci ha fatto vedere, la professoressa Poggi ci ha fatto vedere come i knowledge graph in realtà riescono a rappresentare la semanza dell'informazione dei dati in un linguaggio standardizzato ma eh, che ha all'interno la potenza della logica quindi che consente non solo di estrarre trasmettere condividere informazioni in un linguaggio unico ma anche re realizzare dei ragionamenti eh, su questi dati perché? perché in queste strutture dei knowledge graph in realtà è insita anche la logica dei dati e in un mondo stiamo aprendo no? si sta aprendo ormai è uno dei temi diciamo più discussi quelli dell'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale ragiona anche sui dati quindi questa strada che abbiamo intrapreso ormai da anni in istituto sia come ci ha fatto vedere ehm, Valerio Santarelli, con esperienze di integrazione dei dati interni dell'istituto, sia su altri progetti che ehm, sono stati accennati, ma in realtà sono progetti importanti a livello nazionale, come il Catalogo nazionale dei dati, che mira a eh, creare diciamo questo ecosistema di, ehm, di reti di ontologie che quindi non solo descrivono le informazioni di singoli domini ma che consentono di metterli in relazione in collegamento tra di essi che appunto è sviluppato a livello nazionale questo catalogo e mira sostanzialmente non solo a creare una semantica unica di tutti i dati amministrativi ma anche a poi eh, favorirne l'interscambio, l'interoperabilità, quindi è la base semantica che poi viene utilizzata dalla PDND, cioè dalla piattaforma digitale nazionale dei dati. Faccio veramente una carrellata velocissima perché ci sarebbe da parlare moltissimo su tutti questi progetti, però, diciamo, le direttrici che ci consentiranno di realizzare l'interoperabilità. Un tema grosso sarà sicuramente quello di risolvere. La parte semantica dell'informazione. Attenzione, parliamo di informazione ormai a questo livello, non tanto di dati, perché le, i knowledge graph, le ontologie, ci consentono, come ci ha detto anche eh, Antonella Poggi, di disaccoppiare le strutture dei dati da quella che è l'informazione. L'altra direttrice è le soluzioni tecniche, però eh, abbiamo visto la soluzione tecnica illustrata da Martino Maggio, ma ce ne sono sicuramente anche molte altre. Eh, il Monolit che abbiamo applicato in istituto per l'interoperabilità dei dati, eh, ma anche tutta la soluzione tecnica che si sta appunto adottando nel National Data Catalog e nella PDND eh, sono sicuramente ormai. Delle soluzioni consolidate nella realizzazione dell'interoperabilità dei dati. Io mi concentrerei invece sulla terza dimensione, che è quella delle competenze. Su questi temi, che sono passatemi ormai consolidati, ma sono anche molto di punta, dobbiamo costruire grandi competenze, competenze che si virgolette, compenetrano perché mettono insieme intorno allo stesso tavolo competenze tematiche, perché la semantica è legata al tematismo che va a rappresentare, competenze tecniche sicuramente, ma anche di modellistica. E su questo si innesca eh, il tema anche da te accennato, Marina, che è quello della stewardship. L'Istituto di Statistica ha una, l'abbiamo raccontato adesso in queste esperienze, ma anche in precedenti progetti, ha ormai una consolidata esperienza nella rappresentazione, nella modellazione dei dati, ma a questo punto invece stiamo facendo il salto alla modellazione dell'informazione dell e nel ad esempio nel progetto quello del National Data Catalog Istat mette a disposizione della pubblica, della pubblica amministrazione o comunque di tutte ehm, le PA che entrano a far parte del National Data Catalog questa esperienza sostanzialmente quindi affianchiamo eh, le ehm, le pubbliche amministrazioni che non hanno all'interno uh, queste esperienze. E che cosa aggiungere? Eh, Tutte queste esperienze naturalmente non sono soltanto dell'Istituto di Statistica, come avete già visto in ehm, prese, questa brevissima presentazione. Eh, Istat ha ormai da tempo in, attivato molte collaborazioni, ne è l'esempio la collaborazione con Sapienza, ma ad esempio nel National Data Catalog abbiamo eh, collab attivate collaborazioni. Eh, con il CNR con gli esperti di semantica del CNR e non ultimo ovviamente con la presidenza del consiglio eh, in, eh, scusate con il dipartimento per la trasformazione digitale che è, eh, fa parte della presidenza del consiglio che è il gestore del progetto National Data Catalog. Quindi, diciamo che la chiave probabilmente per superare queste barriere, ormai dal punto di vista tecnico siamo pronti, abbiamo anche le soluzioni eh, o comunque la Segnata la strada di quale potrebbero essere le soluzioni, sono sicuramente quelle di creare invece le sinergie, le sinergie tra competenze, le sinergie tra enti che collaborano in, questo, in questa ottica, diciamo, della realizzazione dell'interoperabilità semantica dei dati. Eh. Grazie eh, Roberta, eh, peraltro diciamo, tu hai messo in luce sicuramente un aspetto che è anche un po' Maria Grazia. Stavo dicendo che in tutti questi processi dove noi vogliamo in qualche maniera anche rafforzare no, il nostro eh, ruolo, eh, è, cert è certamente determinante eh, rafforzare anche le partnership. Partnership che eh, sono partnership sia sì, a livello nazionale eh, quindi, anche se vogliamo, pubblico privato, probabilmente in un futuro, eh, ma eh, in un futuro, anche, anche in un presente, insomma, ma anche partnership eh, con eh, altri paesi, nel senso che già le partnership che si creano nel nostro sistema statistico europeo sono fondamentali. Le discussioni che si hanno nei tavoli eh, europei, del, del, per esempio, del Comitato del Sistema Statistico Europeo eh, sono sicuramente molto strategici proprio per poi portare avanti anche delle innovazioni. E dire: non siamo soli. Quindi questa è, è sicuramente una, una, una notizia positiva. Comunque, il tema dell'interoperabilità eh, è un tema, eh, come abbiamo visto, veramente presente nelle riflessioni anche strategiche eh, nazionali del nostro istituto eh, e non solo. E eh, a questo punto chiedo a Laura, eh, che, eh, lavora nel, eh, Laura Vignola, che lavora nel, eh, nel servizio Sviluppo e Gestione e Tecnologia a Supporto dei Registi e delle Basi Dati. Laura peraltro è, è un'esperta eh, proprio in linguaggi standard per la trasformazione del metadato e eh, quindi ed è, è, è nella direzione informatica, quindi proprio da, da, lato, da un altro punto di vista, eh, quali sono Laura eh, secondo te le più recenti eh, implementazioni che sono state portate in istituto eh, ma anche pensando alle iniziative future per facilitare l'interoperabilità dei dati statistici? Prego Laura. Allora, grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie anche per avermi coinvolto in questa parola rotonda, è stata molto interessante anche con le presentazioni precedenti. E dunque, allora, io eh, sì, la domanda è molto interessante, quindi ti risponderei con un'esperienza che ha avuto, ha visto un primo rilascio diverso tempo fa e con invece un progetto che si sta avviando in questo periodo e che quindi è un po' più in un'ottica futura. E diciamo l'esperienza passata è un'esperienza a cui ha accennato anche Valerio Santarelli della società OBDA e che è stata portata avanti appunto in stretto contatto sia con la direzione delle metodologie sia con la società OBDA e aveva come obiettivo l'accesso ai dati integrati dei registri tramite le ontologie. Quindi, eh, perché una prima fase? Perché sostanzialmente in, questo, in, questo, in questa prima fase abbiamo integrato due registri solamente, il registro base degli individui e il registro dei luoghi, però in un futuro abbiamo eh, di, l'intenzione di andare avanti con altri registri. Queste chiaramente questi due registri avevano già delle ontologie definite dalla direzione delle metodologie, che sono state praticamente eh, completate, riviste e integrate. Integrate nel senso che eh, appunto gli elementi comuni dei domini sono, hanno rappresentato diciamo, il legame tra le ontologie. Eh, permettendo così di costruire un'unica ontologia che eh, accedesse ai dati eh, dei, dei due registri. Quindi, poi, attraverso questo strato, come ha mostrato anche Valerio, di mappatura tra l'ontologia e i dati, eh, abbiamo ottenuto appunto questo risultato di accedere a dati in, di un, che risiedono all'interno di un database, quindi dando una dinamicità poi a quelle che sono le interrogazioni sui dati. E un aspetto molto importante, secondo me, di questo, di questo progetto è stato uh, il controllo degli accessi, perché? Perché chiaramente allora si trattava di microdati, quindi tutti i dati visibili solo internamente all'Istat. Però anche internamente all'Istat non tutti gli utenti Istat possono vedere tutte le informazioni di tutti i registri, chiaramente. Eh, ora l'ontologia ha, eh, come è stato anche detto, una grossa eh, potenza rappresentativa. Quindi praticamente quando interrogi l'ontologia, eh, queste interrogazioni si trasformano in eh, regole logiche che a loro volta diventano poi delle interrogazioni eh, SQL, in questo caso, che vanno a spaziare su tutto il dominio permettendo quindi anche di fare inferenza sui dati, cioè di trovare delle informazioni che a volte sono tra virgolette nascoste. Questo che è un punto di forza delle ontologie, poi diventa però un problema nel momento in cui tu vuoi controllare gli accessi, cioè bloccare alcuni percorsi eh, a determinati utenti e questo diciamo è stato raggiunto grazie comunque al grosso lavoro di OBDA che è riuscito in maniera molto elegante diciamo, a eh, permettere eh, l'abilitazione o meno di eh, elementi dell'ontologia in modo tale da gestire il controllo degli eccessi, questo secondo me è un, soprattutto in questo momento nell'istituto con uh, problematiche del garante eccetera che secondo me questo è stato un passo molto importante che e fa pensare a un utilizzo tranquillo delle ontologie in un'ottica di dati integrati. Ecco. Eh, L'esperienza invece di cui voglio parlare, questo progetto, che diciamo su cui si è ragionato molto, ma che sta cominciando in questo momento, è il progetto Metastat, di cui parlava anche il direttore Loretta Luzzi. Eh, questo progetto nasce eh, sempre in collaborazione con l'Adrivazione delle Metodologie, nasce dall'esigenza. Di integrare i tre sistemi principali di metadati che sono il sistema unitario di metadati, il sistema CD SQL sulla qualità dei dati e il glossario, però si spinge oltre nel senso che vuole raggiungere questa integrazione anche con sistemi che trattano i metadati che gestiscono secondari, che trattano i, i metadati in maniera secondaria, come per esempio Armida, ma anche i sistemi di produzione. E questo è un grosso passo avanti perché nel momento in cui riusciremo ad avere, ad avere diciamo, un ambiente, un repository con eh, i metadati diciamo, di tutto l'istituto, immaginiamo anche poi di includere per esempio le ontologie e le regole di validazione e trasformazione, eh, veramente ci sarà la possibilità di armonizzare i metadati e di riutilizzarli e, e anche permettere... Ai servizi di produzione di creare veramente dei processi statistici guidati dai metadati. Questo, secondo me, è un, potrebbe essere un grosso risultato proprio nel senso dell'interoperabilità, perché, eh, diciamo, il, il problema grosso dell'interoperabilità non è tecnologico. Ormai i problemi tecnologici non esistono più. Poi con l'intelligenza artificiale non ne parliamo. <ride> è un problema soprattutto semantico. Quindi diciamo, io posso scambiare la, i miei dati con te perché eh, so che i miei metadati sono gli stessi che tu stai utilizzando. Quindi diciamo, l'armonizzazione e il riutilizzo dei metadati sono degli elementi importantissimi per l'interoperabilità. E aggiungo quest'ultima cosa, appunto sono molto contenta di aver partecipato oggi perché secondo me è un progetto che è rimasto un po' in sordina e quindi mh, sono contenta anche un po' di sensibilizzare la platea eh, avvisando che poi in questo progetto più o meno alla fine verranno coinvolti tutti, cioè sta cominciando con noi, informatica e DCMI, ma poi comunque eh, coinvolgerà tutti. Eh. Grazie, grazie Laura. È sempre come dire, interessante anche vedere no, quelli che sono progetti eh, in istituto. e Di fatto eh, stiamo un po' eh, dicendo che eh, anche i progetti che noi facciamo anche a livello di ricerca, poi dopo non ci dimentichiamo che abbiamo anche una naturale predisposizione su questo come istituto eh, sono progetti di ricerca che portano dei risultati, portano dei risultati e che poi in qualche maniera vengono anche eh, resi propri, no? da coloro che poi partecipano come gli istituti nazionali di statistica, come in questo caso, questo in caso in questo caso noi e accrescono eh, ribadisco un po' quella linea di partnership che eh, può diventare un veramente un valore aggiunto anche in prospettiva Uh, e certamente eh, anche sul, su, su fronti come l'interoperabilità, che è, e mi sembra chiaro che è un tema eh, assolutamente molto, molto sentito. Concludo diciamo dando così un'informazione, ma in un recente eh, meeting di alto livello, sempre nel sistema statistico europeo, che si è tenuto a Siviglia a novembre, eh, è stato proprio affrontato il tema sulla interoperabilità confermando oh, l'impegno del sistema statistico europeo per eh, una sempre maggiore modernizzazione del sistema statistico europeo, an anche in termini di, se vogliamo, skills, no? che sono se non necessari, che in qualche maniera eh, Roberta eh, citava, eh, ma anche eh, proprio per cercare di rafforzare eh, il ruolo eh, nell'ecosistema di dati, perché ormai si parla di un ecosistema uh, di, 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 di dati ehm, certamente eh, un altro aspetto che abbiamo visto è lo spazio comune dei dati che ormai è un, è un aspetto fondamentale nel, nel nostra, nella nostra eh, società che vedrà ovviamente eh, un ruolo anche dell'Istituto Nazionale di Statistica come pubblica amministrazione non solo ma anche come produttrice di statistica uh, ufficiale, mm, vi dico che nel prossimo comitato del sistema statistico europeo sarà proprio in discussione un, un nuovo uh, ISS position paper on future governance framework for the common European data spaces quindi è proprio su questo tema. Con questo io direi che possiamo concludere. Ringrazio veramente tutti quanti le colleghe che sono uh, intervenute con uh, veramente eh, ambiti molto interessanti e con uh, un istituto che veramente sta facendo molte cose eh, nelle direzioni che abbiamo visto essere assolutamente rilevanti. Non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. E con questo concludo e eh, do la parola per le conclusioni al, eh, alla direttrice centrale per uh, le metodologie e, e il disegno dei processi statistici, Orietta Luzzi. Eh, Orietta, eh, a te eh, il proseguo. Grazie. grazie Marina, grazie Marina, grazie a tutti per. Uh anche la puntualità, siamo addirittura con un paio di minuti di anticipo sulla, sulla tabella di marcia. no A parte, a parte qualche battuta, eh, secondo me questa mattinata è stata davvero, davvero un'occasione molto importante per allinearci su questo tema, sull'interoperabilità, in cui come è stato detto anche da Marina ora alla fine siamo già impegnati da tempo come istituto nazionale di statistiche, su cui c'è una grossa attenzione e grossi investimenti a livello europeo, a livello internazionale. Quindi era importante questo primo appuntamento eh, di allineamento sia sul progetto Interstat naturalmente, ma sia più in generale eh, per avere informazioni, per cominciare a allinearci anche su tutto quello che si sta muovendo dentro il nostro istituto eh, su questo ma eh, sempre più rilevante per la condivisione e eh, il riuso di tutte le informazioni nostre come istituto nazionale di statistica ma poi ovviamente fra pubbliche amministrazioni e fra eh, appunto eh, istituti eh, di statistica europei. Come prima osservazione direi che veramente questo progetto, uh, questo progetto Interstat che ci è stato illustrato naturalmente molto brevemente questa mattina, visto il tempo a disposizione, è comunque un'ulteriore dimostrazione di quanto sia importante la collaborazione fra esperti, fra esperti ovviamente a livello nazionale, ma anche eh, nell'ambito europeo per portare avanti, per accelerare. Su alcune esigenze, su alcune problematiche, su alcuni fronti comuni in termini di innovazione. Qui parliamo di innovazione tecnologica, metodologica. Eh, Laura Vignola ci ha detto: Sì, sulla parte tecnologica c'è, eh, diciamo. Meno da innovare a questo punto sulla parte metodologica, eh, quindi in termini di interoperabilità semantica c'è eh, molto ancora da fare, ma sono stati menzionati anche altri fronti molto importanti: eh, il fronte organizzativo, il fronte legato alla, alla privacy, il fronte legale. E, e non ultimo il tema della qualità, che è un tema eh, menzionato sia da Marina sia da Marco Dizio eh, in precedenza, un tema appunto su cui come istituto nazionale di statistica, ma tutti gli istituti che producono statistiche ufficiali, sono impegnati e quindi che deve entrare nella nostra prospettiva anche in termini di interoperabilità come fronte su cui, su cui ragionare. E ecco, secondo me mh, alcuni elementi richiamati da, anche da Marina Gandolfo nel contesto internazionale, il Data Act, la nuova legge statistica europea per eh, l'accesso e la condivisione di dati dai privati eccetera eccetera, veramente ci danno il quadro di quanto è importante proseguire, eh, nella, eh, nello sviluppo e nell'innovazione in, in questo ambito e soprattutto, ritornando al progetto InterSat, quanto sia importante a questo punto tentare di cominciare a riportare concretamente all'interno dell'Istituto i risultati, le soluzioni, gli approcci, gli standard che sono stati eh, avviati o già sviluppati nell'ambito del, del progetto. Sono stati menzionati nuovamente appunto, i principali filoni di attività in cui siamo già coinvolti e su cui già ci sono degli importanti risultati, ovviamente il sistema integrato dei registri. Che è stato anche richiamato da, da, da Laura Vignola nella, nella sua interessante discussione, insieme allo sviluppo del sistema unico uh, dei metadati dell'Istituto, che avevo richiamato, e che appunto è un altro tassello importante interno all'ISTAT per l'interoperabilità semantica oltre che, ehm, che tecnica fra basi dati dell'Istituto. È stato ampiamente richiamato negli, in uno degli interventi di questa mattina il catalogo nazionale dei dati, lo stadio di sviluppo, ma la prospettiva di ulteriore sviluppo eh, nell'ambito della piattaforma nazionale eh, dei dati digitali. E, e poi ovviamente in ambito internazionale il tema dei high value dataset, questi dati di, eh, di alto valore da condividere a livello anche internazionale, quindi una serie di fronti su cui è necessario continuare a investire e su cui questo progetto sicuramente ha avviato delle riflessioni comuni molto importanti e ha cominciato a, eh, a dare delle indicazioni anche a livello di standardizzazione, come abbiamo, eh, come abbiamo sentito. Voglio richiamare il, il tema che è stato menzionato sia da Roberta Radini ma anche da Marina, quello degli skill, perché andare avanti sull'innovazione su questo fronte implica anche che si abbia un'attenzione uh, un particolare alla formazione degli skill che sono necessari anche internamente all'Istituto per avere... Per rendere sostenibile questo, uh, questo filone di, eh, di innovazione. E quindi questo apre naturalmente uh, uh, all'ambito della formazione interna, del, dell'acquisizione di risorse dall'esterno, eccetera, eccetera. Ma è molto importante secondo me questo richiamo che è stato fatto sul fronte degli skill e delle competenze di cui ci dobbiamo dotare come Istituto. Va bene, quindi ecco, chiuderei qui eh, ringraziando naturalmente chi ha organizzato questo seminario, ringraziando i coordinatori del, del progetto Interstat per veramente eh, i, i, i risultati eh, eccellenti che sono stati raggiunti, tutti quelli che ci hanno lavorato, naturalmente eh, anche e soprattutto i, i colleghi dell'Istat. E delle direzioni dell'Istat che, che ci hanno lavorato. Ringrazio quindi i relatori, i partecipanti alla tavola rotonda e naturalmente chi ci ha aiutato a, a organizzare questo, o, questo webinar, i colleghi della comunicazione e i colleghi della, della direzione eh, di CIT che come sempre ci supportano eh, e ci aiutano a risolvere i problemi tecnici. Io ne ho avuti stamattina nel corso di questo seminario. E sono prontamente intervenuti per darmi supporto. Quindi grazie a tutti voi che avete partecipato a, questo, a questa mattinata, eh, spero che eh, eh, sia stato oh, efficace intanto come dicevo questo, questa prima condivisione, eh, ovviamente i colleghi vi hanno già dato la loro disponibilità a, a rispondere a ulteriori vostre domande eh, al di là di, di, questo, di questo webinar. Non mi resta che salutare tutti e augurarvi buona giornata e buon lavoro. Grazie a tutti.